Ciao a tutti, in questo video parlerò un po' delle differenze tra la Ortur Master 2, che vedete ripresa in questo momento, e la macchina precedente, la Neige Master 1. Mentre vi parlo un po' delle differenze delle due macchine, proverò a incidere il logo del canale. Il Neige Master 1 ha un'area di lavoro di 16x16, e l'Ortur Master 2 ha un'area di lavoro di 40x43. Ma a parte questo ci sono differenze molto più importanti che finché non hai in mano le due macchine non ti puoi rendere conto. Sul canale trovate un altro video dove parlo di come effettuare il setting del software della Neige. Ho fatto diverse prove per usare la macchina Neige con il software GRBL e ho avuto un po' di difficoltà. Non sono riuscito a fare quello che volevo e da quello che ho capito credo che non si possa proprio fare. Per questo motivo ho reso la macchina. L'avevo comprata su Amazon, quindi ho fatto il reso. Adesso ho comprato questa macchina che vedete, della Ortur. Come software ho scelto di usare Laser GRBL perché dovrebbe essere quello più standard. Il problema è che ho scoperto che la macchina della Neige non è totalmente compatibile con questo software. Il firmware della macchina è modificato ed è proprietario, quindi non è un GRBL standard, e questo ci dà alcuni limiti. Nel firmware stesso caricato sulla macchina ci sono anche settati già i parametri base di GRBL. Questo firmware ho dovuto caricarlo io sulla macchina, non c'era al momento dell'acquisto. La prima cosa che ho notato è che le dimensioni del piano di lavoro sono sbagliate, quindi risulta un piano di lavoro di 200x200 quando in realtà la macchina fisicamente si ferma a 160. I fine corsa non funzionano, ma soprattutto non funziona la regolazione della potenza del laser. Guardando sul sito della Neige, la versione Master 2 di questa macchina ha una compatibilità in più, ma comunque ancora non è standard GRBL. Per far funzionare la modulazione della potenza del laser bisogna modificare a mano il G-code generato da Laser GRBL, e questo è veramente scomodo. Con la Master 1 non è proprio possibile, non c'è verso di modularlo, quindi va solo alla potenza massima. Non funziona l'ohm della macchina e non funziona neanche fine corsa. Ho provato con un trucchetto a caricare il firmware standard GRBL versione 1.1F e anche l'ultimo 1.1H. Questo mi ha sbloccato alcuni parametri in configurazione, per esempio laser mode, che nel loro firmware non è usabile, però la situazione è peggiorata, in quanto con i firmware originali il laser proprio non si accende, cioè non incide. Veniamo a questa macchina della Ortur. Appena acquistata si connette immediatamente con Laser GRBL, quindi non c'è bisogno di fare nessuna modifica al firmware. I sensori ohm funzionano immediatamente e i settaggi del piano di lavoro sono corretti, quindi dimensioni corrette. Oltre a questo, sempre guardando i settaggi, ho notato che questa macchina ha impostato come velocità massima 9000 mm al minuto. La Neige ne aveva 500 mm al minuto, quindi c'è una differenza di velocità notevole. Credo che anche la meccanica della Neige possa reggere velocità simili a queste, perché comunque i motori sono gli stessi, il tipo di azionamento degli assi anche, e addirittura la meccanica, essendo più piccola, dovrebbe avere anche meno inerzie e meno pesi, quindi non vedo perché non possa raggiungere queste velocità. Quello che non capisco è perché nel firmware che hanno modificato, dove si sono presi la briga di modificare alcuni parametri interni, non abbiano messo i parametri giusti, tipo le dimensioni del piano di lavoro o anche le velocità
più alte. Sarebbe interessante provare a modificarli, vedere se davvero, almeno per la velocità, possa funzionare, ma ripeto, io questa macchina l'ho resa e quindi non posso più farlo. Già solo per questi aspetti, tra la macchina Nege e la macchina Ortur c'è un abisso. Per ora ho fatto solo un piccolo test provando a incidere il logo del canale sullo stesso pezzo di legno su cui l'avevo inciso con la Nege, usando la potenza del laser al massimo, e ho messo come velocità 1000 invece che i 500 che usavo sulla Nege, e questa macchina ha fatto un'incisione più profonda. Quindi, nonostante le due macchine abbiano sulla carta la stessa potenza di laser, che in entrambi è una potenza elettrica di 20 watt, che dovrebbe corrispondere a circa 5 watt ottici o qualcosa di simile, la macchina Ortur, con una velocità doppia, ha fatto un'incisione più profonda. Questo significa che il laser è più potente. Anche il laser stesso è diverso tra le due macchine. Quello della Ortur sembra un pochino più curato, è leggermente più grosso, ha una ventilazione migliore, ma soprattutto la lente per la messa a fuoco è molto più stabile. Nel puntatore laser della Nege la lente era un po' ballerina, quindi bastava solo toccarla con le dita per variare il fuoco. Quindi durante la regolazione dovevo girare, poi mollare la lente, guardare il punto e riprovare ancora. Invece questa qua della Ortur, la lente è molto più stabile e quindi posso fare una regolazione continua molto più affidabile. Alla fine tra le due macchine non c'è neanche una grande differenza di costo, nel senso che la macchina Nege l'avevo comprata su Amazon e questa invece l'ho comprata su AliExpress, e alla fine mi è costata circa 10 euro in più dell'altra, nonostante abbia pagato anche la dogana. Quindi costo praticamente identico, ma c'è veramente una bella differenza tra le due macchine. La macchina della Nege alla fine è comunque una buona macchina, e probabilmente la Master 2, che è l'aggiornamento, avrà sicuramente qualche problemino in meno, ma resta comunque ancora non totalmente compatibile con lo standard JRBL, e quindi finché non sistemeranno il firmware, secondo me è meglio orientarsi su una macchina della Ortur. Tra l'altro, nel sito del software Laser JRBL anche loro consigliano le macchine della Ortur. Io quando ho fatto il primo acquisto l'ho fatto d'impulso, non ho guardato recensioni, non ho guardato nulla. Un'altra differenza tra la Nege e la Ortur è che la Nege, nel momento in cui la alimentiamo, è sempre accesa, quindi ha sempre il puntatore laser acceso alla potenza minima e la ventola accesa. Invece la Ortur tiene il laser spento e la ventola spenta, anche se comunque è collegata al computer, ed ha anche il tastino per accenderla e spegnerla.